scritti qua, un secolo fa ormai quasi, e il motivo della mia venuta a Bianco dopo il lavoro presso la biblioteca Petrini di Calorera in via Scarlatti 26, questa è successivamente ampliata attraverso lo sviluppo dovuto all'intelligenza critica di Giacomo Feltrinelli, che è stato indubbiamente l'uomo che ha supportato non soltanto con i mezzi finanziari, ma anche con la sua pratica e la sua devozione a queste ricerche e lo sviluppo di questa entità bibliografica e di ricerca. E ricordo ancora che in quegli anni non era raro che con Gian Giacomo si prendesse la sua macchina e si andasse in giro per l'Italia alla ricerca di libri, di materiali documentari, di carte, e ho ancora nella mente il rapporto che ci legava con un libraio di Imola, un libraio Gollini di Imola, che non era veramente un vero e proprio libraio, era un raccoglitore di avanzi di carte nelle soffitte, nelle cantine, ma dove si trovavano materiali eccezionali. E credo che siano ancora qui in biblioteca i periodici mazziniani, dalla Giovine Italia a Pensiero e Azione, periodici molto rari sul mercato e rari anche nelle biblioteche, che troviamo appunto in queste tre edizioni, una biblioteca di un cardinale delle legazioni, un cardinale legato, il quale era sensibile alle esigenze di documentazione e quindi si procurava anche questi materiali diabolici per la sua parte, per la Chiesa, che gli però curò bene e che conservò anche con le legature che costituiscono un pregio bibliografico non indifferente. E si è accennato alla consistenza dei materiali di questa biblioteca. La biblioteca Feltrinelli è nota per la sua apertura internazionale. È nel mondo degli studiosi, del movimento operaio e del socialismo, un punto di riferimento centrale, essenziale per tutto quanto riguarda la storia del socialismo e del movimento operaio. Il mondo che si occupa di questi studi sa quali tesori bibliografici ci siano in questi scaffali. Tutte le raccolte dedicate al socialismo utopistico, a Saint-Simon, a Fourier, dedicate al socialismo francese, dedicata al movimento cartista inglese della prima metà dell'Ottocento. È altrettanto noto che la Biblioteca Feltrinelli possiede dei fondi cospicui per importanza relativi alla grande rivoluzione francese dell'89 e agli anni seguenti, e conserva poi materiale di primordine per la storia di tutto il movimento socialista della Russia, le edizioni dei principali periodici di Lenin sono qui conservate in edizione rarissima e originale. Ma la Biblioteca Feltrinelli curò anche la raccolta del materiale relativo alla storia italiana. Questa biblioteca ha lavorato per vari anni uno storico dell'economia di grande rilievo, Luciano Capagna, e Luciano Capagna fu animatore di un'attenzione continua per l'individuazione della ricerca di materiale relativo alla storia economica italiana. Quindi la Feltrinelli è anche un serbatoio di fonti per la storia economica italiana dalla metà del Settecento fino all'Ottocento e al Novecento. E le forze che lavoravano su questi tavoli, in queste stanze, prima via Scarlatti, poi via Piero Magnosi, curarono anche la raccolta di quella che forse il principale accumulo di periodici risorgimentali. Voi sapete che dalla fine del Settecento, nel corso dell'Ottocento e poi del Novecento, il ruolo della stampa periodica, dei giornali, divenne sempre più importante per l'opinione pubblica, per l'organizzazione culturale, per l'organizzazione politica. E ora, guardandoci intorno in tutto il panorama italiano, il panorama bibliotecario italiano, io posso così affermare, credo senza tema di smentite, che a parte le raccolte della Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma, in via Pedagna a Roma, e la raccolta di periodici e di giornali risorgimentali che c'è qui alla Feltrinelli non c'è in nessun'altra parte d'Italia. A Roma però c'è stata la fortuna che questa Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea ha ereditato, grazie all'opera di un grande storico fascista, ma grande storico, Gioacchino Volpe,
questa biblioteca ha ereditato tutto il patrimonio documentario che era stato raccolto in lunghi anni di attività da un grande milanese, Carlo Cattani. E Carlo Cattani, per fare le sue opere, in particolare l'Archivio Triennale delle Cose d'Italia, questo grande deposito della memoria storica italiana del triennio rivoluzionario, e si preoccupò di raccogliere opuscoli, manifesti, fogli volanti, libri e anche e soprattutto giornali. E ora questa raccolta di centinaia di periodici del triennio rivoluzionario, con annessi e connessi, è conservata negli scaffali della libreria storia moderna e contemporanea. Detto questo, vorrei dire che le fonti bibliografiche e documentarie qui raccolte nella Feltrinelli permettono una considerazione ad ampio spettro di tutta la storia dell'Ottocento e del Risorgimento italiano. Infatti è possibile analizzare, sulla base delle fonti qui conservate, rianalizzare e approfondire le vicende economiche italiane. L'Italia era a fine Settecento, a metà Ottocento e ancora alla fine dell'Ottocento, un paese essenzialmente agricolo, un paese in cui più del 50-60% della popolazione viveva direttamente o indirettamente in campagna e dei prodotti della campagna. E quindi raccogliere il materiale relativo all'agricoltura italiana è stato un compito che la Biblioteca Feltrinelli ha portato avanti. Qui da qualche parte credo che ci sia la grande inchiesta agraria Iacini, quella fatta dallo Stato italiano a partire dal 1876. Ma a guardare nei cataloghi della biblioteca ci sono centinaia di migliaia di opuscoli e materiali relativi alla storia dell'agricoltura italiana. E in questa attività avemmo, diciamo ormai passato remoto, perché le persone non sono più nemmeno vive, alcune di queste, avemmo dei collaboratori di grande statura intellettuale, come Francesco Sirugo. Francesco Sirugo, noto anche per una edizione molto accurata degli scritti economici di Cavour, ha dedicato anni della sua vita a una bibliografia economica degli stati sacri di terraferma preunitari, quindi dalla metà del Settecento fino al 1859. Ne uscì un volume che è fondamentale per l'impostazione e per il taglio, che è stato modello di altre ricerche fatte per altre parti dell'Italia di quello stesso periodo. E coerentemente con questo sviluppo, con questi interessi in via di sviluppo, si cercò anche di raccogliere degli studiosi in uno sforzo di elaborazione collettiva. Naturalmente ogni studioso ragiona con la sua testa, lavora con le sue possibilità, con le sue energie, però creare un ambiente, una coinè, una comunità nella quale sia possibile lo scambio di idee e di opinioni può giovare alla ricerca scientifica, al suo avanzamento. E questo avvenne con una rivista che ha lasciato orme di segni, il Movimento Operaio. Il Movimento Operaio fu fondata da un grande studioso e organizzatore di cultura mantovano, Gianni Bosio, che poi continuò a lasciare il segno soprattutto negli studi delle tradizioni popolari, demoscopiche e così via. E si deve a Gianni Bosio l'idea di creare una rivista dedicata proprio al movimento operaio italiano. In Italia non c'era quasi nulla, c'erano così dei ricordi del periodo giolittiano, qualche superstite del periodo giolittiano aveva pubblicato come Ziboldi, dalla Terza, alcuni contributi che si rifacevano alle vicende del socialismo del movimento operaio italiano. C'era Nello Rosselli che approfondiva le vicende del socialismo risorgimentale, soprattutto con i volumi su Carlo Pisacane, ma poi non c'era molto altro. E invece nel nuovo clima del dopoguerra della Repubblica fu possibile portare avanti, con una successiva opera di espansione del campo,
queste ricerche che hanno lasciato, come dicevo prima, il segno. Il Risorgimento, venendo al tema più specifico di questa nostra conversazione, fu, come tutti sanno, quel movimento per il quale l'Italia è divisa in tanti stati, disunita, discorde, molto presso padre non ha, divenne nel giro di alcuni decenni una nazione unificata almeno a livello politico di vertice, perché naturalmente il Risorgimento tagliò fuori dalla vita politica, lasciò fuori dalla vita politica i ceti fondamentali del paese, cioè dal punto di vista produttivo e numerico i contadini. Però indubbiamente il Risorgimento sviluppò il sentimento della nazione italiana. E qui ricordo di andare a quel grande italiano che fu Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini fu non soltanto un uomo di pensiero, un animatore della lotta, ma fu anche un organizzatore culturale e un organizzatore politico di grande tempra. Certo, l'Italia non si sarebbe fatta nel modo in cui si è fatta, con una partecipazione dal basso, con una partecipazione popolare che è stata nelle città, nel mondo cittadino, forte, più forte che in Germania, in altri paesi, non si sarebbe fatta senza l'azione continua e insistente di Mazzini. Pochi sanno, forse pochi ricordano, che quando Mazzini diramò da Giovine Italia nel paese, e diramare la Giovine Italia nel paese voleva dire trovare centinaia, migliaia di giovani, di meno giovani, disposti a correre il rischio di lasciarsi la pelle, perché per un membro della Giovine Italia che fosse stato inquisito c'era il patibolo, come avvenne in Stati Sardi, Carlo Alberto mandò a morte molti inquisiti della Giovine Italia, e anche in Lombardia e nel Veneto vennero arrestate decine e decine, centinaia forse di inquisiti. L'altro non mandò in questo periodo sulle forche questi patrioti, ma li tenne in galera del gasto per lunghi decenni, e molti poi li mandò in esilio al di là degli oceani, addirittura nelle lontane Americhe. Ora, la penetrazione della Giovine Italia qui in tutto il paese, e in particolare in Lombardia, fu dovuta all'opera di questi giovani che Mazzini incalzava con la sua capacità di instillare fede ed energia. Di Mazzini c'è questa idea così un poco funebre di questo uomo che già mai non prese, vestito sempre di nero. In realtà Mazzini era un uomo con tante passioni, amorose, aveva amato le donne, ma la famosa storia con la gioventù con la Giuditta Sidoli, poi ebbe in età più avanzata con la moglie di Carlyle, per esempio, di destino inglese, insomma. Quindi Thomas Carlyle, grande storico, no? Inglese. Ed era un uomo che univa questa capacità di cogliere gli aspetti della vita multiforme, l'energia e lo slancio per, come dire, spingere all'azione, al sacrificio decine e centinaia di giovani. Io anni fa, frugando nelle carte d'archivio di Stato di Milano, trovai il processo intentato dall'Austria alla fine del 33, cominciò alla fine del 33 e finì nel 35, contro le trame della Giovine Italia in Lombardia. Ebbene, sono rimasto stupito, l'ho anche scritto da qualche parte, ma queste cose così vengono nelle carte stampate, non è che divengano di pubblico dominio, mi sono stupito della vastità della trama che la Giovine Italia mazziniana ha avuto nella Lombardia e a Milano. Centinaia, migliaia di individui che erano stati collegati in questa trama e moltissimi dei quali vennero poi inquisiti e fecero una triste fine. Vorrei ricordarne uno che a me sta particolarmente a cuore, di giovane si parla, è Fedele Bono. Fedele Bono era la nipote di Adelaide Cairoli Bono, no? La madre dei fratelli Cairoli, che sul Mediolecchio abbiamo dei ricordi di scuola, mamma dei Cairoli. Ecco, questo giovane, Fedele Bono, fu uno dei due capi della Giovine Italia qui a Milano, venne arrestato nell'agosto del 33 e restò in carcere due anni e morì in carcere alla fine del 34, inizio del 35.
con una strana vicenda che ricorda la sindrome di Stoccolma, perché il suo inquisitore austriaco, italiano, ma austriaco è trentino per meglio dire, perché molti inquisitori austriaci erano trentini per il fatto che conoscevano bene il tedesco oltre che l'italiano, Salvotti, pari dei Tagliotti, che anche lui tirato di qualche pregio, e così intrattenne in questi interrogatori quotidiani, in questi costituti come si chiamavano allora, questo rapporto con il giorno del telefono, e questi costituti, cioè i verbali di questi interrogatori, sono un documento proprio sconvolgente sul piano umano. Lo stesso Saiotti alla fine si lasciò un po' commuovere, insomma, e ebbe qualche occhio di riguardo per questo giovane fedele Bono. Quindi il risorgimento è fatto di questi tanti figli, però non si sarebbe fatto senza l'apporto di uno Stato, perché certo l'iniziativa popolare dal basso predicata da Mazzini lasciò il segno. Mazzini teorizzava la guerra nazionale di insurrezione per bande, era un'idea, quella della guerra partigiana per bande, che circolava in Italia da allora e che aveva avuto un grande teorizzatore in un altro personaggio quasi dimenticato, il piemontese Carlo Bianco di Saint-Joriot. Carlo Bianco di Saint-Joriot, che fu anche uno dei fondatori della Giovine Italia, fu un collaboratore strettissimo di Mazzini del 1933-1935, che poi migrò in Belgio. Qui era nobile, era un conte, ma Carlo Alberto gli dissero tutte le sostanze, per cui non aveva più franco in Belgio, si indebitò e, non potendo vivere con l'onta dell'indebitamento, si giuntò in un cadavere e si suicidò. Carlo Bianco, appunto, teorico della guerra per bande, un manuale che è veramente uno dei documenti più commoventi del risorgimento, una grossa opera in due volumi, di cui lui però curò anche tra il 1933 e il 1934 un'edizione minore, un concentrato, rendendola più agevole per la diffusione pratica operativa. Ebbene, questa idea della guerra per bande circolò in Carlo Bianco, circolò in Mazzini, di cui resta lo scritto fondamentale della guerra di insurrezione per bande, proprio intitolato, e venne come ultima dire residuo di questa cascata a finire in tempi ormai post risorgimentali, immediatamente post risorgimentali, fino a quell'episodio che è molto noto agli storici del primo socialismo italiano, che è la banda del Matese del 1876, se non vado errato, 76. Cos'era questa banda del Matese e dove sta il Matese? Il Matese è un massiccio del Beneventano, e un gruppo di proto-socialisti italiani, tra cui Carlo Cafiero, che è nato dei personaggi più puri della storia del socialismo italiano, e decisero di dare la sveglia al paese, cioè prendere con una banda in armi strada della montagna nel Beneventano e tentare di svegliare i caponi meridionali e di portarli alla lotta. Naturalmente erano illusioni loro, però ci provarono. Erano una trentina armati, si inefficarono, era l'inverno, c'era la neve, in un primo paese che si chiamava Gallo, fecero suonare dal parroco la campana, il popolo, qualche centinaio di contadini, si radunò nella piazza e questi rivoluzionari fecero distribuire ai contadini i fucili della Guardia Nazionale, che magari erano anche arrugginiti e non servivano, e poi tenne una concione che finiva in questo modo. Parlava in dialetto, naturalmente, per farsi capire: i fucili ve li avevamo dati, che fucili ve li abbiamo dati, i coltelli li temete, perché i coltelli ce li avevano tutti, se volete fare fascista e se no ve fottite. La conclusione della banda del Matese. Sono cose che forse inducono al sorriso, però sono un ritratto dell'Italia di tempo, di quell'Italia del risorgimento e del post-risorgimento di cui stiamo parlando adesso. E l'Italia del risorgimento, ho detto, era sul piano sociale ed economico, l'Italia essenzialmente contadina. Schematicamente i contadini erano molto diversi di un italiano, ma
si possono così compendiare queste tipologie. Nella Valle Padana c'era una prevalenza di bracciantato rurale, cioè di salariati, uomini che lavoravano, donne che lavoravano la terra, che non avevano la terra e che erogavano la loro forza lavoro dietro salario di proprietario fondiario, in generale grande, perché nella Valle Padana c'era un regime di grande proprietà prevalentemente nobiliare. E poi scendendo nelle plaghe dell'Italia centrale, Toscana, Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria, ci trovavamo nelle zone della mezzadria, la classica mezzadria con tratto di origine medievale, caratterizzata dall'esistenza dei poderi. Una famiglia colonica, cioè padre, madre, figli, nipoti, lavorava un podere, un'unità poderile, poderale, commisurata alle braccia della famiglia mezzadria. E quindi 6 ettari, 7 ettari, 10, 20, da quanto fosse grande la disponibilità di forza lavoro del paese. Metà del ricavato, del raccolto sull'aria, come si diceva, veniva data ai mezzadri e metà al proprietario, solo che i mezzadri avevano questo potere su cui lavoravano, dovevano accontentarsi di quel che racimolavano in quel potere. I proprietari invece avevano in generale più poteri, per cui usufruivano della metà dei più poteri. Inoltre i mezzadri erano perfettamente indebitati con il proprietario per poter saldare un'annata all'altra e quindi si indebitavano. Il proprietario non era in genere molto caritatevole, si faceva dare anche gli interessi su quel che prestava, per cui la parte dei mezzadri veniva erosa anche dagli interessi che i mezzadri devono pagare sui prestiti che il proprietario aveva anticipato. E quindi questo creava un elemento di tensione nelle campagne delle zone mezzadrini e infatti anche nell'Italia unitaria e anche fino, direi, alla Giolittiana, ma fino anche alla Seconda Guerra Mondiale, negli anni immediatamente successivi, fino al 50-51, quando la mezzadria scomparve in pratica come istituto fondiario, e le lotte mezzadrini furono una costante della storia d'Italia. Dell'Italia contadina. Certo che la storia dell'Italia contadina non si può capire senza i mezzadri. Scendendo infine nel mezzogiorno, nel profondo sud, al di là del Tronto del Garigliano, ci trovavamo in presenza di un sistema dualistico, diciamo così, perché i contadini potevano avere un piccolo fazzoletto di terra, quindi figuravano nelle inchieste agrarie o nei censimenti o nei documenti statistici come proprietari, ma avevano una parcella di terra che non dava assolutamente loro di che vivere e quindi dovevano impiegare le proprie braccia per il resto del tempo lavorativo nelle grandi unità lavorative dei proprietari, cioè nei latifondi. E quindi c'era questa compresenza di contadini che erano al tempo stesso salariati e braccianti, compartecipanti per la parte, diciamo, a mezzadria e salariati per la misura in cui lavoravano con il padrone. Era questa, direi, la poliedricità dell'Italia rurale che si è conservata fino, ripeto, a tempi assai recenti. E le città? E l'Italia era anche una terra di città, anzi, Cattaneo, in un saggio del 1858, se non vado errato, uno dei più bei scritti di Cattaneo, la città considerata come principio ideale delle storie italiane, ecco, Cattaneo indicava proprio nella città, nel municipio italiano, il carattere distintivo della storia della penisola. Secondo Cattaneo, dall'epoca romana in avanti, nonostante i cosiddetti secoli bui del Medioevo, la forza di aggregazione e di radiazione del municipio urbano, anche se la città era piccola, aveva avuto una funzione che solo l'Italia poteva dimostrare di avere rispetto ad altri paesi, anche rispetto alla Francia. E quindi per Cattaneo, giustamente secondo me, la città era veramente il tessuto costitutivo della vita italiana. Nella città si addensavano tutti gli istituti che potevano essere centro di aggregazione, centro di direzione politica, culturale, economica, religiosa. Nella città c'era la piazza del mercato,
nella città c'era un tribunale, c'erano le carceri, nella città c'erano delle biblioteche, le biblioteche c'erano, in Italia è un paese di biblioteche, anche centri relativamente piccoli, aveva una biblioteca di un certo rilievo. E quindi questo tessuto che innervava il paese da più almeno era un dato permanente della storia italiana. Dico da più almeno perché bisogna usare sempre nella storia le distinzioni per evitare che tutte le notti diventino nere, poi non si capisca più se la barca è bianca o nera. E il discorso vale soprattutto per il nord, il centro-nord, vale molto meno per il mezzogiorno. Queste città di cui stiamo parlando potevano essere piccole dal punto di vista insediativo e anche demografico, ma città erano indubbiamente Lodi, per dirne una, città era indubbiamente Crema, quindi anche città non capoluoghi di provincia potevano essere centri nervosi, vitali per il territorio che a questo centro faceva capo. E nel mezzogiorno il discorso però era diverso, non è che nel mezzogiorno non mancassero le città, che anzi le città più grandi dal punto di vista demografico stavano a mezzogiorno. Pensate a Napoli, che non scese mai sotto i 350.000 abitanti, mentre Milano ne aveva 140-150.000, metà 800, sì. Pensate a Palermo, pensate alla stessa Messina, a Catania. Cioè l'Italia meridionale era terra di città, ma queste città erano più coacervi di individui che vivevano a meno peggio, sbarcava il lunario che si arrangiavano, che non la città che aveva in mente Catania, cioè una città centro produttivo di vita economica, di vita civile, di vita religiosa, di vita associata. Ecco, questa era l'Italia della sua conformazione, l'Italia del Risorgimento. E nella lotta per l'egemonia del processo risorgimentale, cioè nella lotta per stabilire chi doveva guidare questo processo che si era andato delineando già dalla fine del Settecento, nell'età napoleonica, poi soprattutto con la Restaurazione, processo che portava gruppi dirigenti e di intellettuali, no, un popolo era assente, quello soprattutto contadino da questi problemi, ma gruppi dirigenti erano impegnati in questi progetti di avanzamento civile, culturale e politico del paese. E ora in questa Italia del Risorgimento, come dicevo prima, le cose si svolsero direttamente da nord e sud, e poi ci fu decisivo l'intervento di uno Stato, dello Stato Sabaudo. Lo Stato Sabaudo poté assicurarsi la testa del processo risorgimentale soltanto dopo il 1848, grazie al genio politico di uno dei pochi geni politici che abbiamo avuto in Italia, che è il conte Camillo Benso, conte di Cavour. Era un moderato, liberal moderato, anche conservatore, forse abbastanza per quanto riguarda i rapporti sociali, ma era un uomo di straordinaria capacità intellettuale, di larghissima cultura europea, e un liberale che poteva essere nato benissimo in Inghilterra. Ed ora è certamente grazie a Cavour che il Piemonte dopo il 48 cambiò volto e assunse la funzione egemonica nel processo di direzione del Risorgimento italiano. Ecco, da questi fili così intricati, da questo coacervo di avvenimenti, di personaggi, venne fuori l'Italia, secondo me, grazie alla convergenza dello spirito pratico, pragmatico, di senso dello Stato di Cavour, ma anche di quel tanto di idealismo che ci fu nei democratici. I democratici uscirono sconfitti dal Risorgimento, indubbiamente, perché lo Stato italiano nacque come Stato monarchico e non repubblicano come avrebbero appunto i democratici, come uno Stato in cui le decisioni si prendevano ai vertici, in cui le grandi masse della popolazione erano ancora tenute fuori dalla vita associata, dalla vita politica associata. Però nonostante questo, nel Risorgimento operarono queste correnti feconde che costituiscono la base poi della nostra democrazia.
cioè pensare a un sviluppo dell'Italia democratica senza il nome di Mazzini credo che sia ancora oggi piuttosto difficile. E in questo insieme di energie, di capacità, di passione, di speranze, di fedi, ci è posto anche per i conflitti del risorgimento all'interno della democrazia. La socialista, nel risorgimento ci fu anche un'ala socialista, soprattutto dal 48 in poi, non Cattaneo, che il socialismo ebbe sempre in orrore. Cattaneo era un democratico profondo, ma aborriva dal socialismo. E non penso nemmeno tanto a Giuseppe Ferrari, che era sì socialista, ma che era piuttosto infranciosato, stava bene in Francia, era in sostanza un francese più che un italiano, di fatto l'Italia non ebbe modo di inferire, di influire in modo determinante sulla situazione. Ma quando penso all'estrema sinistra minoritaria del risorgimento, penso soprattutto a Pisacane. Pisacane morì, come tutti sapete, nella spedizione di Sarpi, la tragica spedizione, erano 300 nel giovane morti e sono morti. Però Pisacane, prima di morire, a partire sapendo di andare a morire, aveva scritto un'opera, i quattro volumi, stampata dopo la morte nel 60, i saggi storico, politici, diplomatici sull'Italia, militari sull'Italia, e in cui sosteneva che senza il concorso delle masse popolari di quelle contadine il risorgimento sarebbe stato un'opera tronca e che quindi il compito dei rivoluzionari, dei veri rivoluzionari italiani, sarebbe stato quello di occuparsi delle sorti del popolo, specie di quelle dei contadini, e di guidarle al riscatto. Non voglio analizzare e tediarvi oltre con l'analisi del pensiero di Pisacane, però vorrei soltanto concludere leggendovi l'unica citazione che faccio, la parte finale del testamento di Pisacane, il testamento che lui scrisse nel 57 prima di partire per la spedizione in Sardegna, prova migliore che sapeva che probabilmente sarebbe morto. Dice Pisacane, che in questo testamento esplicita le sue convinzioni di comunista, collettivista, anarchico e materialista. La conclusione è questa: io sono persuaso che se l'impresa riesce otterrò gli applausi generali, se soccombo il pubblico mi biasimerà, sarò detto pazzo, ambizioso, turbolento, e quelli che, nulla mai facendo, passano la loro vita nel criticare gli altri, esamineranno minuziosamente il tentativo, metteranno a scoperto i miei errori, mi accuseranno di non essere riuscito per mancanza di spirito, di cuore e di energie. Tutti questi detrattori lo sappiano bene, io li considero non solo incapaci di fare ciò che da me si è tentato, ma anche di concepirne l'idea. E concludeva, io più non aggiungo che una parola. Se non riesco, disprezzo profondamente l'uomo ignobile e volgare che mi condannerà. Se riesco, apprezzerò assai poco i suoi applausi. Ogni mia compensa la ritroverò nel fondo della mia coscienza e nell'animo di quanti cari e generosi amici, di questi cari e generosi amici che mi hanno recato il loro concorso ed hanno diviso i battiti del mio cuore e le mie speranze. Che se il nostro sacrificio non apporta alcun bene all'Italia, sarà almeno una gloria per essa aver prodotto dei figli che possono immolarsi al suo figlio. Grazie.